Gli anni di piombo causarono un vero bagno di sangue nel nostro paese. In 20 anni di lotta al terrorismo furono circa 400 le persone uccise, un migliaio i feriti. Ascoltiamo Walter Vecellio. 16 marzo di 40 anni fa è il giorno in cui le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro e uccidono i 5 uomini della scorta. Moro è il protagonista di una politica scomoda, impasto di prudenza e di audacia. 55 giorni dopo lo uccidono. Uno scempio di umanità che segna l'apice del terrorismo rosso, ma anche l'inizio della sua irreversibile crisi. Al terrorismo l'Italia paga un pesantissimo tributo. In 20 anni almeno 428 morti, oltre 1000 feriti, almeno 14.000 gli atti di violenza politica. Come inizio prendiamo il 12 dicembre 1969, la strage di Piazza Fontana a Milano. Una bomba collocata nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, 17 morti. Il paese precipita in un buio periodo di violenza, una follia di cui sono vittime forze dell'ordine, magistrati, politici, sindacalisti, cittadini comuni. Ne ricordiamo alcuni episodi. Il commissario Calabresi per la magistratura, vittima di un gruppo di fuoco di lotta continua. Il rogo di Primavalle, aderenti a Potere Operaio, incendiano la casa di un dirigente missino. Tra le fiamme muoiono i due figli di 22 e 8 anni. Poi le stragi fasciste nel 1974 a Brescia, Piazza della Loggia e al Trenitalicus. In quell'anno le Brigate Rosse rapiscono il giudice Mario Sossi. Ogni giorno è un agguato, un delitto. Tra le prime vittime due magistrati, Francesco Coco, assassinato dalle Brigate Rosse, Vittorio Corsi, ucciso dai fascisti di Ordine Nuovo. E sempre le Brigate Rosse uccidono il vice direttore della Stampa, Carlo Casalegno. Il culmine con l'assassinio di Moro. Poi, come se qualcuno abbia detto basta, inizia la parabola discendente, non meno sanguinosa. Le Brigate Rosse uccidono tra gli altri Guido Rossa, Emilio Alessandrini, Valerio Verbano, Mario Amato. E secondo la magistratura porta alla firma della destra estrema la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, 85 morti, oltre 200 feriti. Cosa resta di quegli anni? È materia di amara riflessione per tutti. Di certo i terroristi sparano, uccidono, vengono usati da centri di potere occulti e settori deviati dello Stato. Qualcuno di loro magari pensava davvero di colpire al cuore l'odiato potere, ma qui non è più cronaca, diventa storia.